Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Fise Chiama in diretta insieme ai campioni degli sport equestri. Avete visto gli appuntamenti di Fise TV condotti dalla collega Patrizia Barsotti, che saluto, in programma tutti i lunedì con tanti approfondimenti. Oggi torniamo in collegamento insieme ai nostri atleti e parliamo del dressage. Già in collegamento con noi vedete Francesco Zaza. Buonasera Francesco. Ciao, ciao Leonora, ciao a tutti. Lui è un cavaliere che ha terminato il suo 2019 alla tappa di Coppa del Mondo di Salisburgo ed ha iniziato il suo 2020 con la partecipazione alla tappa di FAI World Cup di Amsterdam, quindi con ottimi risultati in entrambi gli appuntamenti. Quindi eccoci insieme a Francesco. Insieme a lui interverrà Valentina Truppa, e adesso la chiameremo telefonicamente perché purtroppo per difficoltà tecniche non riusciremo ad averla in video. Collegamento con noi però sarà l'appuntato Valentina Truppa. Per lei due Olimpiadi, Londra 2012 e Rio 2016, due medaglie d'oro nel World Dressage Master, svariati podi e piazzamenti in tappe di Coppa del Mondo e Campionati Europei, 28 medaglie d'oro nei campionati italiani dalle categorie junior fino a senior assoluto tra il 1999 e il 2019. Quindi con le presentazioni ci siamo, Francesco, chiamiamo subito dunque Valentina in modo da. Nel frattempo, come stai, Francesco? Ma dai, bene, bene. Ricominciato tutto alla grande, insomma. Mancano solo le gare, però manca poco a quanto pare, speriamo. Dita incrociate, insomma. Ecco, stiamo vivendo momenti particolari. Come hai trascorso questo periodo così difficile? Ma in realtà, cioè, sono sempre stato in scuderia perché essendo il presidente dell'associazione, l'istruttore della scuderia ho dovuto badare un po' a tutti i cavalli, anche delle clienti che ovviamente non potevano essere presenti, quindi non c'è stato nessun tipo di interruzione, insomma. Quindi ho continuato a lavorare, l'ho vissuta un po' in modo un po' indiretto, non so come dirti, non ho vissuto in realtà la quarantena vera e propria che un po' la maggior parte delle persone ha fatto chiusa in casa, che mi ritengo un po' fortunato da un certo punto di vista, però ecco, è andata bene, dai. Questo sicuramente è stato di certo un periodo molto complesso. Ora approfondiremo tutti gli aspetti. Nel frattempo sto contattando Certo, Valentina, va, va. vediamo se riusciamo a connetterci. Questi sono i rischi della diretta, ma vediamo un po'. Adesso sta squillando. Valentina, eccoci, siamo in diretta con Francesco. Eccoci, noi ti sentiamo. Francesco, la senti? Io la sento bene, ciao Vale. Dice qualcosa? Sì, ci dice, ti sta salutando, Ciao Vale. Vale, ciao. No, adesso lo sentirai. Francesco, salutala di nuovo così facciamo le Va prove. bene, ciao. Sì, adesso ti sento. No, non mi Eccoci sai. tutti insieme, Però perfetto. Valentina, stavamo iniziando parlando appunto di questo periodo così complesso. Ecco, come hai trascorso questi momenti così particolari? Beh, ovviamente a casa, con la mia famiglia, nel senso che mi sono fermata a casa con loro in modo da essere tutti insieme, poter dare una mano se c'era da dare una mano a fare la spesa, quelle cose lì, e perché poi dove c'è la casa dei miei genitori in campagna c'è anche il maneggio, così avevo i cavalli sotto casa e non dovevo spostarmi né con la macchina né con niente, quindi mi sono trovata bene, molto bene, direi così. Quindi, insomma, per entrambi è stato un periodo complesso, però siete riusciti a trascorrerlo, si può dire, nel migliore dei modi. Sì, Beh, per sì. quanto mi riguarda assolutamente sì, compatibilmente con la situazione, però non posso lamentarmi. Ecco, adesso sicuramente approfondiremo questi aspetti, ma vi volevo dire che stanno arrivando tantissimi saluti già in questi pochi minuti di diretta da parte di davvero tantissimi appassionati, Antonello Ruzzitto, Giulio Bertaggia, Giulio Prosperi, Sabrina Gandolfi, Marta Fusetti, davvero tantissimi, ve ne sto leggendo solo alcuni, quindi ricordiamo ai nostri spettatori di rivolgerci le domande in diretta per i nostri campioni, perché sicuramente ne leggeremo diverse. La prima arriva per entrambi, però soprattutto per Valentina, perché ci chiedono
se uno stage con te, se sai già quando si potrà fare nel Lazio, quindi non so se. Allora, diciamo che ci stiamo muovendo un po' tutti quanti compatibilmente con tutto ciò che non dipende da noi e dalla FIDE, ma con tutto ciò che ci viene, diciamo, regolamentato dallo Stato e dalle varie regole. Però indicativamente gli stage, quelli federali che abbiamo sempre fatto ogni anno, dovrebbero ripartire dal mese di luglio. Adesso le date precise ancora non sono state fissate, però mi sono già sentita con i rispettivi responsabili delle regioni che seguo io e ci stiamo organizzando per fissare appunto delle date per fare gli stage. Perfetto, quindi arrivano le prime anticipazioni, per cui. Esatto, diciamo che giugno è stato lasciato ancora un po', come posso dire, un po' in stand-by, non sapendo ancora come erano le situazioni di movimento, cosa si poteva fare, cosa no, eccetera. Si tende a partire da luglio in avanti per tutto quanto. Sicuramente per maggiore sicurezza, quindi Esatto. sicuramente importante. Però ecco, voi non avete mai smesso in realtà, però com'è andata questa effettiva ripresa degli allenamenti a tutto tondo e come impostate le vostre giornate in questi giorni, in questo periodo, ecco? Ah, vabbè, allora, vabbè, ovviamente i cavalli sono stati un po' fermi perché a un certo punto ci hanno comunque appiedato. La ripresa è stata ed è un po' difficile perché essendo loro dei grandi atleti, bisogna andarci un po' con calma, insomma, come noi. Però devo dire che sta andando tutto molto bene e penso a breve di avere i cavalli di nuovo pronti per uscire in gara, anche perché non vedo un po' l'ora, insomma, Di tornare in campo in di realtà. tornare in campo. Sì, esatto. Quindi spero, ma anche veramente poco, ecco. Per Francesco arriva una domanda da parte di Fabiana Damiani che ti chiede se Sì. hai già dei tuoi impegni per il futuro che ci vuoi raccontare. Ma beh, sicuro i campionati italiani di ottobre, e poi vediamo un pochino, anche perché, ripeto, ci sono cioè, i calendari sono ancora un po' in stand-by, come diceva Valentina, non, ci sono gare confermate, gare non confermate, gare che saltano nuovamente, non si capisce ancora bene. So che molto probabilmente anche in accordo col mio tecnico che è Laura Conz, pensavamo di andare ad Acclayton, che dovrebbe essere il luglio, però ecco, dipende ancora da come è messa la cavalla, se si è ripresa totalmente, se è in forma, in condizione per poter partire. Boh, vediamo un pochino. Però adesso, secondo me, la prima parte di stagione è un po', ecco, andata. Ecco Valentina, anche per te, quali sono le tue aspettative, le tue, diciamo, speranze per il prossimo futuro? Come ha detto Francesco, adesso al di là dell'allenamento dei moto, i cavalli, eccetera, che comunque è già da almeno un mesetto che si monta, c'è tanta voglia ovviamente di tornare in gara, anche per vedere se il lavoro che uno fa a casa oggettivamente serve, funziona e se c'è da fare invece qualche modifica. Io come strategia, diciamo così, di programmi agonistici ho optato, avendo tanti cavalli giovani comunque che quest'anno esordiscono in una nuova categoria, giugno e luglio farò due gare, ma qua in Italia. Perché come ha detto Francesco, ancora in realtà i calendari seri ci sono, non ci sono, cambiano, non cambiano, quindi oltre anche però al discorso del poter andare all'estero, quarantena, Esatto, quant'altro. che è la cosa più Io non importante. all'estero quando riuscivo a scappare a Esatto, vale, è una cosa che ho omesso, ma casa. Esatto, quindi perché tanto non è un mese in più o un mese in meno che mi cambia la vita, avrei optato a fine giugno e luglio di fare due gare qua in Italia e portare fuori i cavalli, che comunque tanto che sono fermi a casa e va benissimo una gara nazionale. Già a settembre in avanti mi siederò a tavolino e farò un programma un po' più dettagliato, mi aggrego a Francesco che sicuramente in questo momento l'appuntamento un po' più clou sarà quello dei campionati italiani di ottobre, tutto il resto mi riservo ancora un attimino di aspettare e vedere come procede tutto, ecco.
Ecco Valentina, perché in presentazione tu ancora non eri connessa, però abbiamo ricordato delle tue 28 medaglie d'oro nei campionati italiani, dalle categorie Secchiona. junior, fino a grande assoluto, quindi tra il 1999 e il 2019, quindi Francesco ti definisci secchiona. Quindi Francesco, scusami, adesso Valentina ci ha dato questa notizia, quindi che cos'altro hai fatto oltre al Opa, destaglio? aspetta che mi è partito l'auricolare. Aspetta Ecco un qui, è secondo, successo. Beh. Io ho montato in completo fino al 2008. E niente, facevo praticamente, ero un completista di quelli selvaggi, quindi. E poi ho cambiato disciplina, nonostante da giovane, Vale si ricorda che abbiamo fatto un sacco di gare insieme, ho sempre fatto tutte e due le cose, ecco. Poi a un certo punto ho scelto e poi sono tornato a quella che in realtà è la mia vera passione da sempre, che è il dressage. E via, così è ripartito di nuovo tutto il circo, insomma. Ecco, come mai questa conversione così, beh, sicuramente impegnativa, come mai un Ma allora, guarda, ho fatto un periodo in cui ho proprio smesso un anno e mezzo di montare a cavallo, e quando ho ricominciato. Diciamo che quel peletto sullo stomaco che hai nel montare in gare grosse, uscendo dalla routine, non c'è più così tanto, ecco. E poi ho preso la palla al balzo, ho cominciato a montare in piano, ho detto senti, e via. E perché c'è una tecnica sotto che sto scoprendo tutt'oggi, nel senso che c'è un sacco di roba nuova, anche perché in realtà nel giro grosso mi ci sono avvicinato 2 anni fa. Quindi è un po' come. perché ti siamo molto più simpatici noi, Ecco, almeno. questa è la verità. Ecco, Esatto, quello è vero, quello è vero. parte questo discorso, insomma, che ovviamente simpatie e quanto dice Valentina sicuramente è vero, ma per entrambi, voi siete due eccellenze del dressage, perché questa disciplina? Ecco, cosa la rende speciale? Partire da Valentina per poi tornare a Francesco. Allora, premetto che io mi ci sono ritrovata già appena nata nel mondo del dressage, perché come tutti sanno, mio papà è istruttore giudice, lo faceva lui prima di me, quindi penso che se avessi optato per un'altra disciplina mi avrebbe diseredato istantaneamente. Quindi trovarti a fare dressage è stata anche un po' una direzione obbligata, oltre che ammetto che io rispetto a Francesco ero abbastanza negata a saltare a far completo, quindi diciamo che sono stata un po' portata di mio malgrado a fare dressage. E cosa piace a me del dressage, però, oggettivamente è questa continua ricerca della perfezione, del ripetere, 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 finché l'esercizio non viene pressoché perfetto. Siamo considerati forse un po' maniacali, un po' folli, però alla fine a me piace questo lavoro un po' schematico, non so come dire. Sì, adesso ci torniamo su questo aspetto della perfezione, sicuramente fondamentale che hai accennato, ma prima diamo spazio a Francesco, la new entry, diciamo. Ma c'è una tecnica bellissima nella costruzione del corpo dei cavalli, cosa che mi arriva un po' dal completo anche, quindi, no, anche perché io i miei cavalli fanno 2 volte alla settimana condizione, come se dovessero fare un cross, quello io non l'ho proprio lasciato perché serve a me un pochino per togliermi dalla ricerca della perfezione e per tenere, voglio i cavalli veramente in forma. La cosa che a me appassiona di più della disciplina è la tecnica e le piccole cose che ci sono dietro, perché sono veramente dei dettagli che fanno la differenza. E quando ci riesci anche o meno, quando, perlomeno quando ti ci avvicini un po' di più alle piccolezze, è bellissimo. Insomma, è veramente bello. Ecco, parliamo un po' di risultati sportivi, abbiamo accennato qualcosa in presentazione, entrambi avete collezionato delle emozioni speciali, quale ricordo occupa un posto particolare nel vostro cuore? Valentina, tu. Sì, Inizio sì, sì. io. Allora, io sicuramente, perché penso che sia una cosa che per qualunque sportivo è forse un
la tappa più importante è la partecipazione alle Olimpiadi, soprattutto la prima. Con la speranza magari un giorno di fare qualcosa in più, ma già partecipare vuol dire che sei praticamente tra i migliori del tuo paese al mondo di quella disciplina, perché a fare le Olimpiadi ci si va solo in 60 in tutto il mondo, con un criterio di qualifica abbastanza difficile da seguire. Quindi quello sicuramente, Londra 2012, rimarrà per me un'esperienza che porterò nel cuore tutta la vita, e non nascondo anche la prima medaglia europea che io vinsi nel 2004 con Don Rico, perché fino a quel momento nessun atleta di dressage italiano aveva mai vinto una medaglia a livello europeo. Quindi forse questi, quindi, poi ho processato tante altre belle cose, ma queste sicuramente sono le due tappe più che mi ricorderò sempre nella mia vita. Ecco, parliamo di bellissimi ricordi. Francesco, tu hai guardato Valentina alle Olimpiadi? Certo, ovvio. Quindi sei stato un suo tifoso? Beh, sì, cavolo, è arrivata in finale a Londra, ragazzi. Non è che stiamo parlando di poca roba, eh. Quindi, e per ecco, il dressage italiano penso sia stato un salto di qualità pazzesco. Quindi striscioni, cose così. No, striscioni no, purtroppo, perché anche vedere un'Olimpiade deve essere un'emozione unica. Però ecco, è stata, diciamo, top, grande. Invece per quanto riguarda te, quali risultati porti nel cuore? Ma io più che risultati, vabbè, a parte l'ultimo che per me è stato gigantesco, soprattutto con questa cavalla, non è un risultato ma un'esperienza, anche perché cioè, l'anno scorso ad Amsterdam sono andato come spettatore, ho detto l'anno prossimo voglio entrare lì dentro e ce l'ho fatta, ed è stato emozionantissimo, perché è come andare in gara per la prima volta. Quindi un obiettivo riuscito. Sì. Proprio ho detto io voglio entrare qua, e sono tirato la linea di centro lì dentro e sono contento. Nel frattempo vi riporto i saluti di un collega, di Maurilio, del paradressage, Maurilio Vaccaro. Oh, che Maurilio! Sì, entrambi. Quindi, e anche i saluti di Laura Cons, che è stata nominata, in quanto, giusto Francesco? Sì, è il tecnico Laura, esatto. Il mio coach. Invece Francesco ci parlava di vostri compagni, di cavalli. Arriva una domanda da parte di Fabiana Damiani, e chiede: avete altri cavalli che stanno andando avanti oltre a quelli che già conosciamo? Poi torniamo anche su quelli che già conosciamo, però intanto rispondiamo Fabiana, partiamo sempre da Valentina. Allora, io in questo momento già in lavoro sotto la mia sella, diciamo così, ne ho sei, un 5, un 6, un 7 anni, un 8 anni, 11, 15. Quindi due da Grand Prix, uno da giro piccolo e tre puledri rispettivamente di 5, 6 e 7 anni. Poi ne ho altri ancora piccoli, una va in doma l'anno prossimo e uno va in doma tra 2 anni. Quindi spero di essere a posto per i prossimi 15 anni. Hai da lavorare. Ho da lavorare. Francesco? Io niente, ho appena cominciato la doma di un 3 anni, poi una cavalla che è entrata nei 4 anni quest'anno, olandese, molto buona, e vabbè, la Whisper, che è come si dice, la mia donna, mettiamola così, che ne ha 17, però è sempre super in forma, e poi recentemente ne è arrivato un altro che però è lì, vediamo. Per Scaramanzia, ecco, che ha 8 anni. Allora, questo mi interessa, perché era una domanda che avevo segnato per dopo, però ve la faccio adesso, perché Francesco l'ha insomma anticipato. Avete un piccolo rito scaramantico, qualcosa che ci potete confessare prima di entrare in gara in rettangolo? Vale? Oddio, io proprio un rito scaramantico sinceramente non ce l'ho, sono sincera, non sono una che, non sono proprio una molto scaramantica, penso che comunque il nostro sport in particolare fa tanto la preparazione e la tecnica, come diceva Francesco prima, poi per carità la botta di fortuna, così come la giornata no, capita a tutti.
però in linea di massima, se hai fatto una buona preparazione a casa, soprattutto parlo chiaramente di cavalli, già di giro piccolo, giro grosso, perché il Pugliese è interno all'otto per altre ragioni. Però no, io proprio un rito scaramantico, sinceramente, non ce l'ho, ammetto questa cosa. Quindi negativo. Francesco lo vedo più propenso invece. Sì, ho delle monete in tasca. Ok. E poi non stacco le etichette delle lavanderie dalle etichette dei frac. Vabbè, queste due, basta. Beh, però già che grazie perché ce li hai un po' confessati, può dire. Invece sì. No, torniamo a parlare di cavalli, quello del vostro cuore, quello che è proprio, beh, Francesco ce l'ha già anticipato, quindi continuiamo da lui e poi passiamo a Valentina, che forse ha più cavalli da ricordare, non lo so, questo lo dico io. Vai Francesco. Beh, sì, la Whisper che è stata veramente una grandissima sfida dall'inizio, mi ha portato dove sono, insomma, e poi c'è un rapporto morboso, quindi guai a chi la tocca, ecco. Sì. Valentina? Allora, io devo essere sincera, cavalli che hanno dato, posso dire, lustro alla mia carriera, ce ne sono stati in questo momento tre nella mia vita, che sono stati D'Enrico, Chablis e Remo del Castigno, adesso qualcosina anche Ranieri, però il mio fidanzato storico è sempre Chablis. Okay, quindi, il giorno che mi dovrò separare da Chablis, spero per tantissimi anni, penso che potrebbe essere una tragedia per me, come ha detto con la sua cavalla, c'è un rapporto morboso. Chablis è il primo cavallo che io vado a salutare in scuderia, se Chablis ha un pelo fuori posto e io vado fuori di testa, cioè tutti gli altri non ha, tra virgolette, importanza, ma se Chablis ha un pelo fuori posto, anche adesso che è in pensione del prato, io ho il mento matta. Sì, Vale, ti capisco, anch'io creo delle riunioni di team per un pelo fuori posto che divento matto. Esatto, ma è come se fosse un componente della mia famiglia, non saprei neanche come dirlo, neanche un fidanzato, perché i fidanzati vanno e vengono, è come fosse veramente me stesso in versione cavallo, e c'è proprio un rapporto, cioè, lui certe cose se le fa fare solo se gliele faccio fare, se gliele faccio io. Quindi, è proprio così. Quindi Valentina, questa è la citazione dell'intervista, ovvero fidanzati vanno e vengono, ma i cavalli no. Perché entrambi, insomma, li avete definiti, Francesco mi sembra moglie, tu addirittura fidanzato, quindi insomma ci siamo. sì, cioè è veramente un rapporto, ripeto, io poi cavalli in generale nella mia vita ne sono stati parecchi, anche non miei, anche di persone che hanno cavallo qui, però la tua ricerca è come se fosse la mia persona in realtà. E quindi questo è l'aspetto che rende poi così speciale il nostro sport, no? Che è proprio questo rapporto con l'animale. E quindi è la base. È sempre importante parlarne e ricordarlo. Invece, ecco, nella vostra disciplina parlavamo prima della costante ricerca della perfezione, qual è il segreto che avete per migliorare sempre di più, ecco, per cercare sempre il meglio? Inizia chi vuole. Ripetere all'infinito. Pazienza. Questo secondo me, ripetere finché non c'è appunto la ricerca della perfezione. Poi io in casa sono fortunata perché in casa ho un istruttore nonché il giudice 5 stelle, quindi ho un punto di vista a 360 gradi di cosa devo fare. Vabbè, anche Francesco ovviamente ha un tecnico di super lusso come Laura, però io ho il vantaggio che il mio, oltre ad essere un tecnico, anche un giudice, quindi ho veramente una visione a 360 gradi di quello che poi devo effettivamente fare quando sono nel rettangolo di gara. Quindi sicuramente sei, come posso dire, avvantaggiata. E, nel frattempo c'è Vincenzo Lamberti che dice: mia figlia di 9 anni, giovane amazzone, vorrebbe sapere quali emozioni avete prima della gara, cioè prima proprio di entrare in rettangolo. Cosa pensate? Quando fai il giro intorno un po' di strizza c'è sempre, ma paura, ecco, dell'errore in realtà.
Poi in realtà quando entri è come se tutto quello che c'è intorno non c'è più. Non senti musica, non senti voce, non senti niente. E poi quando cominciano ad arrivare gli esercizi, cominci a sentire, non so come dire, come un presente Avatar quando collegano la coda ai capelli, è un po' quella roba lì, non so come dirti. Valentina? Sì, io mi trovo molto d'accordo con Francesco, soprattutto in certe tipologie di gare, cioè tu entri dentro, magari appena arrivi, ti guardi intorno, vedi 5.000 persone che ti guardano, eccetera, però poi quando parte la campana del tuo cavallo, tutto intorno ci potrebbe essere una persona o 30.000, ma non ti senti, vai in automatico e sai cosa devi fare sul tuo cavallo e almeno io personalmente perdo sempre anche un po' di far vedere quello che so fare, non so come dire, che diventa anche un po' voler mostrare di saper fare determinate cose, di avere magari un po' più di qualità che le può fare. Questo ripeto nelle gare grosse, quando poi ti trovi a montare magari questi cavalli giovani, c'è uno schiaffo in giro e ogni tanto la batti per vedere se e prevedere le quali punto fare vedere. Perché ecco, poi nella vostra disciplina è fondamentale anche la memoria, perché dovete ricordare, ecco, delle lunghissime riprese, tantissimi passaggi. Quanto è importante mantenere la concentrazione, direi fondamentale da quello che mi avete appena raccontato. Beh, sì, poi magari studi 100.000 volte il grafico, poi fai il primo l'alto iniziale. Riparti e cominci a chiederti: hai tempo 30 metri, che è pochissimo, vado a destra o vado a sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, e poi a un certo punto la mente parte. Io di solito ci azzecco sempre, anche perché se non ci azzecco, poi è meglio che non esca dal rettangolo con la laurea. Quindi ecco, Ecco. questo è un Ma è mai po' il capitato punto. invece questo, cioè un errore proprio di. La voglia, sì. Cioè di grafico più incompleto, perché avevo più cavalli magari nello stesso giorno e più riprese tutte insieme e via. In dressage una volta ho ribaltato un grafico totalmente, nel senso che ho fatto al contrario. Tu Valentina? Io anche, cioè, nel senso, le gare come può essere un Grand Prix o un San Giorgio, ormai le fai a meno di più, come se Certo. fossero il tuo codice fiscale, diciamo così. Magari, come ha detto Francesco, faccio sempre mente locale se in quella gara devo entrare, andare a destra o a sinistra. Una volta che parto, so dove andare. Il problema che la guida completo con tanti cavalli, io ce l'ho quando monto i cavalli giovani, perché quando tu hai sei in un concorso e hai 5 anni, 6 anni, 7 anni, hanno tutti e tre due grafici, quindi hai sei grafici diversi da ricordare, che sono assolutamente un grande miscuglio di roba e vai in giro per il maneggio, e lì allora devi metterti ogni volta. Prima di salire su un cavallo, leggo il suo grafico 2 o 3 volte e a quelli dopo ci penso successivamente, sennò viene un pasticcio. E, quindi insomma ci sono gli imprevisti, però ecco, voi quali passioni o magari hobby avete oltre l'equitazione? Se avete, inizierete Francesco, perché poi a Valentina devo chiedere un'altra cosa. Beh, c'è pochissimo tempo in realtà come si dice, per altri hobby, le vacanze, ti dico la verità. Vacanze. Sì. Sì. La vita sociale è azzerata Sì, non c'è più niente. fondamentalmente. Invece, Valentina, noi il tuo hobby sicuramente lo conosciamo, se così si può dire, perché ti abbiamo vista in versione testimonial per la campagna CT Perfise di Cavalleria Toscana, quindi la linea dedicata ai cavalieri del team italiano. Quindi, com'è andata questa esperienza? Raccontaci. Guarda, è stato veramente, allora, è stato per certi versi divertente perché per me era una cosa assolutamente nuova. Per altri, abituarsi a vedere nel ritorno fotografi, videocamera, guarda qui, guarda lui, sistema i capelli, sistema il trucco. Per uno che è abituato a fare 7 cavalli, 7 capelli, con praticamente l'ultima ruota del carro, fa un effetto un po' strano, però è stato divertente, dai, mi è piaciuto, poi sono
partite bene sia le foto che il video, quindi sono stata anche contenta di quello. Quindi ti è piaciuto il risultato che... di te versione modella? Sì, alla fine sì. Sono proprio modella, grazie, cioè non era proprio il mio, alla fine eri comunque nell'abbigliamento di solito, abbigliamento questo. Quindi alla fine ti trovi anche abbastanza a tuo agio, perché non è che ti hanno messo fortunatamente un bikini o robe strane, quindi sei, quantomeno sei vestito come ti vesti di solito, ecco, mettiamola così. Sei solo un po' più seguito da telecamere e quant'altro. Esatto, un giorno da, sì, da superstar, esatto. Anche se tu, Valentina, sei sempre superstar, perché tu, abbiamo detto, i tuoi risultati parlano da soli, per cui sicuramente... Ma io non mi sento una superstar, mi sento una che ha ancora tanta strada da fare, tante cose tante gare da fare, tante ancora esperienze da vivere. Francesco mi conosce abbastanza bene, non penso di andare in giro con una superstar. No, assolutamente. E poi comunque, cioè, Vale, io penso che un bel po' di strada l'hai fatta, e ti faccio i miei complimenti da collega proprio, perché te li meriti proprio tutti. Quindi... No, sì, quello sicuramente, sono consapevole anch'io di aver fatto tante cose in questi 15 anni più o meno, però mi auguro di farne altre tante altre nei prossimi 15, ora così. Questo sicuramente ce lo auguriamo tutti, perché vogliamo vederti ancora sicuramente sul podio delle principali manifestazioni, così come Francesco. E a tal proposito vi riporto una domanda di Tatiana Pasqualini, che è dedicata invece ai piccoli campioni, campioni in erba, perché chiede: quale consiglio dareste ad un giovane cavaliere o amazzone quando si ritrovano a dover affrontare una sconfitta in campo? Quindi torniamo al discorso di prima. E come gestire questo fatto non demotivandosi, quindi come ripartire senza avere paura? Analizzando gli errori e pensare sempre che comunque, anche se una gara va male, è sempre un'esperienza costruttiva, perché quello che ho provato, nel senso, quello che ho sentito in questi anni è che sì, ti arrabbi tanto, perché ti arrabbi tantissimo, però poi in realtà è sempre comunque uno spunto per continuare a lavorare, ecco, non distogliersi mai da qual è il tuo obiettivo finale, anche se una gara va così, non c'è, perché non ci sei tu, o non c'è il tuo compagno, o ci sono delle circostanze per cui non funziona, andare avanti e basta. Valentina? Guarda, a me piace molto quel detto che dice: quando non vinco imparo, perché secondo me rende molto l'idea, nel senso che non si può vincere sempre, ho imparato che nel mondo ci sono anche gli altri, che si fanno spesso e volentieri lo stesso matto che ci facciamo noi, che il nostro sport ha a che fare con un altro essere vivente, pensante, che magari quel giorno si è svegliato male per qualche ragione, è meno collaborativo. Ci sono tante variabili per cui una gara non va come noi ce la siamo aspettata, mettiamola così. E questo non vuol dire che non l'abbiamo preparata e non ci siamo impegnati, ma ci sono tante cose che non dipendono da noi. Noi dobbiamo sempre cercare ovviamente di dare il massimo. Per quanto mi riguarda, nel momento in cui le gare non sono andate bene, come ha detto Francesco, ho cercato di analizzare cosa dipendeva da me e quindi potevo modificare prima della gara successiva, e cosa purtroppo da me non dipende, e a quel punto è inutile arrabbiarsi, dall'acquazzone improvviso al cavallo che si spaventa perché cade qualcosa, al giudice, un giudice che quel giorno ti dà il vino perché si è svegliato male. Ci sono tante variabili nel nostro sport, l'importante è sempre tornare a casa, mettersi a lavorare e dare il massimo la volta dopo. Quindi parole importanti da segnare per i nostri spettatori da parte delle nostre eccellenze del dressage. Siamo quasi in chiusura, però vi chiederei: avete un atleta che vi ispira nel vostro percorso, magari una personalità dalla quale prendete esempio, anche non per forza dell'equitazione? Sì, nell'equitazione, nel dressage, ovviamente la... Isabel Wert, perché avendola vista già 3 o 4 volte dal vivo con diversi cavalli, è una macchina da guerra, una macchina da punti. Valentina?
Io anche nel mondo dell'equitazione, soprattutto nel movimento sperimentato dressage, sicuramente Isabel Bert, che è lì da una vita e non è una persona che è stata legata a un solo cavallo, ma è una che ogni 2 anni ci sforna cavalli nuovi, con quei cavalli vince, e non necessariamente cavalli che ci girano che roba, cioè Esatto, è a vero. volte ha dei cavalli assolutamente normali, ma che lei rende vincenti. Nel mondo sportivo in generale posso dirti che sono una che tifa abbastanza per la Federica Pellegrini, perché comunque una donna in generale, per le donne scegliere un po' più difficile che per gli uomini a volte in alcuni ambiti, e quindi mi piace come personaggio. Perfetto. Una domanda questa per Francesco. Roberta Cerrato ti chiede: più emozionato a partire per il cross di Brahman, non so se lo pronuncio bene, oppure il Gran Premio di GP di Amsterdam? Ma è uguale, stessa Uguale. emozione, stesso modo di affrontare la cosa, solo che erano 10 anni fa, forse di più, ecco. Invece per Valentina, come hai preso la notizia del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo? Allora, da un certo di punto di vista, ovvero quello sanitario, è stata la cosa che si doveva Oh, fare, cazzo. Oh. perché comunque sarebbe stato un rischio troppo grosso, e o fare un'Olimpiade a porte chiuse sarebbe stato tristissimo, secondo me, avendone viste due. Quindi da quel punto di vista assolutamente d'accordo. Dal punto di vista sportivo mi rendo conto che soprattutto per determinati sport, magari non necessariamente l'equitazione, ma altri sport, un anno cambia tanto, perché ci sono sport che con un anno cambi tanto. Ho citato prima la Pellegrini nel nuoto, lei è una di quelle che ha detto spero di farcela ancora un anno. Quindi, però, sai, sono Certo. dinamiche che non dipendono direttamente dallo sport, ma come dicevo prima, sono dinamiche più grandi di noi, ed è stata sicuramente la decisione giusta da prendere, perché poi le Olimpiadi sarebbero state adesso, praticamente, cioè bisognava già adesso prepararsi con documenti e quant'altro per partire, sono state ipoteticamente a novembre, dicembre, e uno dice aspetta ancora un attimo. Ma era tutto troppo appiccicato per lasciarle lì, e secondo me la decisione è stata corretta. Perfetto, noi siamo in chiusura, quindi un ringraziamento speciale ai nostri ospiti, grazie mille. Grazie a te e grazie a voi. Grazie Arrivederci al prossimo appuntamento di Fisichiama. Se avete suggerimenti, questo mi riferisco ai nostri spettatori, su personalità degli sport equestri che vorreste vedere sui nostri schermi, fateci sapere nei commenti. Quindi aspettiamo le vostre impressioni. Grazie di nuovo ai nostri ospiti e buona serata. Ciao Vale. a tutti. Ciao, ciao.